tanti auguri di Buon Natale. Auguri ai vostri cari, ai vostri amici, auguri alle persone che amate. Tanti auguri a te, che sei nostro amico, che sia un santo Natale pieno di gioia, di felicità e tanta serenità. Buon Natale da noi dell'MVD e da tutti i nostri partner. Territoriale, speranze riposte sull'assessore Baccelli. Lettera aperta della minoranza riese, l'ex sindaco di Portoferraio Fratini auspica un cambio di rotta. L'Open Day Alforesi, è ancora tempo di nuove strade. Sabato 16 dicembre dalle 15 alle 18 l'appuntamento con l'orientamento scolastico. Ottimi piazzamenti per la Virtus Elba alla Suvereto Run. I risultati dei portacolori elbani allenati da Adolfo Tirelli nelle gare del weekend. Brevi dall'Elba. La scomparsa di Manola Geri, nota imprenditrice turistica. Il comune di Portoferraio presenta il piano strutturale. Portoferraio, due mercati straordinari di domenica. La festa del cinghiale, un successo per tutta Rio Marina. Buonasera, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con il nostro telegiornale, il telegiornale di Elba Press. Apriamo parlando ancora una volta di continuità territoriale perché dopo l'incontro della scorsa settimana, l'incontro con la Regione Toscana, continuano ad arrivare i contributi per parlare del futuro bando. Uno di questi è una lettera aperta della minoranza riese che ha scritto appunto all'assessore Baccelli. Un contributo anche dall'ex sindaco di Portoferraio, Giovanni Fratini, che invece auspica un cambio di rotta. Vediamo. La questione della continuità territoriale marittima resta una patata bollente, specialmente dopo l'ultima riunione che si è tenuta alla dell'AUGE di Portoferraio alla presenza dell'assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli. Nella babele di voci, opinioni, commenti e contributi sul tema dei collegamenti Elba-Piombino si inserisce anche la lettera aperta della minoranza riese firmata da Umberto Canovaro, capogruppo della lista Cambiamo, che sottolinea l'interesse del versante orientale dell'isola sul tema dei collegamenti marittimi con il continente, avendo il comune di Rio ben due porti su tre, il Cavo, attracco del mezzo veloce Toremar, e per l'appunto il porto di Rio. Nei nostri paesi si sta vivendo con forte trepidazione e tensione la vicenda con la prospettiva di poter non solo mantenere ma anche incrementare le corse, proprio per favorire lo sviluppo del versante, si legge nella nota. Non proviamo neanche ad immaginarci la crisi in cui cadrebbe l'economia della zona se dovesse esserci in futuro un depauperamento dei servizi pubblici di continuità. Non manca la critica al sindaco Corsini. C'è la preoccupazione di non essere adeguatamente rappresentati nelle stanze che contano. La tutela dei cittadini e elbani del nostro territorio deve trovare voce rappresentativa nei consessi istituzionali, conclude Canovaro. Il prossimo bando di gara sarà strategico per tutto il versante. Nutriamo fiducia negli altri sindaci elbani, convinti come siamo che solo una politica gestionale possa far crescere tutto il territorio elbano ed il suo sistema. Un'isola a due velocità di sicuro non funzionerebbe. Sulla questione è intervenuto anche l'ex sindaco di Portoferraio Giovanni Fratini. Da molti anni chiediamo sempre le medesime cose, ma dopo tante promesse fatte nel passato, nulla o quasi si è concretizzato.
Frattini auspica che Baccelli, che ha una casa in zona Bagnaia, sia quel deus ex machina che tutti stiamo aspettando, un assessore finalmente innamorato della nostra isola. L'importante, conclude Frattini, è che prima di tutto l'assessore e gli organi regionali, giunta e consiglio, si rendano conto che è assolutamente necessario e prioritario garantire nel mercato dei servizi marittimi dell'arcipelago una sana e reale competizione tra più compagnie di navigazione disposte a navigare nel canale per tutto l'anno e non solo quando il mercato è generoso, rispettando un giusto equilibrio. È tempo di Open Day e il Foresi ne ha organizzata una per sabato 16 dicembre alle 15. È ancora tempo di nuove strade, dicono dall'ISIS Foresi. L'appuntamento con l'orientamento scolastico sarà in tutti i plessi dell'istituto, a Concia di Terra, in Salita Napoleone e al Grigolo. Sabato 16 dicembre dalle 15 alle 18 i plessi del Foresi di Concia di Terra, del Grigolo e Salita Napoleone ospiteranno l'Open Day 2023. L'appuntamento con l'orientamento in entrata dedicato alle famiglie, ai ragazzi e alle ragazze che si accingono a compiere la scelta del percorso di istruzione superiore. Sarà possibile conoscere, approfondire e interrogare l'offerta formativa di Elisis Raffaello Foresi, le proposte dei licei classico e scientifico al Grigolo, delle scienze umane a Salita Napoleone e del liceo delle scienze applicate dell'istituto alberghiero e del professionale manutenzione e assistenza tecnica a Concia di Terra, con la novità quest'anno del liceo sportivo. Nel plesso di Concia di Terra sarà possibile immergersi nei rinnovati laboratori di sala e cucina con esperienze di live cooking, esplorare il mondo digitale con il visore per la realtà virtuale, conoscere da vicino i laboratori di tecnologie elettriche ed elettronica e il laboratorio di chimica delle scienze applicate. Sempre a Concia verranno illustrate le novità metodologiche organizzative e sperimentazione da quest'anno, l'organizzazione oraria isola, basata sul principio della rotazione degli alunni nelle aule dedicate alle singole discipline. Al Grigolo sarà possibile approfondire l'offerta formativa del liceo classico e scientifico visitando la biblioteca d'istituto, partecipando ad esperienze nei laboratori di fisica e scienze. Infine, a Salita Napoleone si potrà guardare da vicino l'offerta delle scienze umane, fondata sull'incontro tra le scienze socio-psico-antropologiche e quelle giuridico-economiche, attraverso una serie di esperienze interattive organizzate da docenti e alunni. Ed ora lo sport. Ottimi piazzamenti per la Virtus Elba alla Suvereto Run. I risultati vi facciamo vedere appunto nel servizio risultati dei portacolori elbani che sono allenati da Adolfo Tirelli, quelli che hanno riportato nelle gare che si sono disputate nel weekend. Ottimi risultati per la Virtus Elba, l'associazione sportiva dilettantistica attiva nel podismo alla manifestazione Suvereto Run, allestita in occasione della Sagra del Cinghiale dell'Amicizia, organizzata da Atleti Rivellino, società di atletica piombinese. I portacolori elbani, allenati da Adolfo Tirelli, hanno ben mostrato le loro capacità concludendo la manifestazione con buoni piazzamenti. Nicola Fortuna in terza posizione assoluta, Marco Buonasera, 17° assoluto e 3° di categoria, Claudio Cerisetti, 24° assoluto e 9° di categoria, Giada Ridi, 4ª nella classifica femminile e 1ª di categoria. La società elbana è stata inoltre premiata come seconda migliore squadra della competizione. Ora le brevi dall'Elba. È deceduta nelle prime ore di lunedì 11 dicembre all'ospedale di Livorno Manola Geri Casini, capoliverese, nota imprenditrice turistica della spiaggia di Naregno insieme alla sua famiglia. Era malata da tempo. I funerali si sono svolti oggi, martedì 12 dicembre alle 16:30 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Capoliveri. Moltissime le espressioni di cordoglio giunte in redazione sui social. Il Comune di Portoferraio informa che la quarta riunione per la presentazione del piano strutturale è convocata per il 14 dicembre alle 10:30 nella sala Nello Santi del Centro Culturale dell'Ogè di Portoferraio. La seduta è pubblica, la cittadinanza è invitata a partecipare. Il Comune di Portoferraio ha disposto due mercati straordinari natalizi, uno domenica 17 dicembre e l'altro 24 dicembre. Fino al termine del mercato ha disposto il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata sulle vie e piazze normalmente adibite al mercato settimanale del venerdì, via Buozzi, Colombo, Fallaci e nell'area solitamente adibita al mercato del venerdì via Zambelli. Ad eccezione però dei veicoli destinati o strumentali al mercato straordinario.
si è tenuta domenica 10 dicembre a Rio Marina la festa del cinghiale. L'ultimo evento della stagione 2023 è stato un vero successo. Complice la giornata di sole, Rio Marina si è animata di gente festosa e con voglia di divertirsi e partecipare. A conclusione di quella giornata di festa, la Proloco di Rio vuole ringraziare sentitamente tutti coloro che si sono impegnati alla riuscita dell'evento. Un grazie, dicono dalla Proloco, all'amministrazione comunale di Rio che ci ha sostenuto. E a tutti i ristoratori di Rio che anche quest'anno hanno contribuito con i piatti squisiti alla realizzazione della sagra. Grazie, grazie a tutti e appuntamento al prossimo anno. Prima di chiudere un annuncio, torna anche quest'anno Cartoline di Natale, l'iniziativa di Elba Press per fare i vostri auguri di Natale e di buon anno insieme a noi. È un modo per renderle ancora più speciali. Ci potete inviare il vostro video alla mail redazione@elbapress.it o tramite messaggio privato alla nostra pagina Facebook. I vostri auguri poi saranno mandati in onda nel nostro telegiornale sotto le feste di Natale nei giorni immediatamente precedenti le festività. Con questo è tutto anche per oggi. Grazie per essere stati con noi. L'appuntamento è a domani.